È proprio questo corso d'acqua la causa degli allagamenti nella giornata di ieri che ha interessato la frazione di Ponte Sasso a Fano. Si tratta del Rio Crinaccio che, con le abbondanti piogge dei giorni scorsi, non è più riuscito a contenere la grande portata d'acqua, complice anche le diverse vegetazioni rimaste bloccate all'interno, come rami, cannici e altro materiale che hanno fatto da tappo per poi allagare anche la statale adriatica, vie e giardini di abitazioni limitrofe. Perché le cose non sono tenute come devono essere. I fossi sono tutti atturati qua là. L'acqua che va al mare, prima c'era 20 fossi, adesso ce n'è solo 2. Tutti gli altri un po' più picchi andavano al mare, sono stati tutti chiusi, non li puliscono. E allora adesso queste cose che sta succedendo purtroppo, però se noi li teniamo puliti, le strade, i fossi, tutto, penso che potrà succedere, ma non così. Adesso come fa una pioggia, siamo sempre tutti allagati nei porti. E non va bene. Allora chi è responsabile deve prendere la responsabilità di tenere pulito. Anche i verdi, che loro dicono non puoi toccare niente, se uno vuol tagliare una pianta ma non vuoi toccare, ma perché? E loro non vanno a pulire, perché non vanno a pulire? Che c'è i fossi tutti pieni dappertutto. Dopo, questa povera gente che ha avuto i danni qua, li pagano i danni? A parte i danni sarebbe niente, ma quello che tu vedi che soffri. Non va bene. E poi il fosso di Santa Vittoria al confine tra Ponte Sasso e Marotta. Qui a farne le conseguenze alcuni residenti della zona, ma anche attività come questo negozio di calzature che, da come ci raccontano, hanno vissuto la stessa situazione che si era verificata nel 2021. Nel 2021 siamo trovati un mucchio di scatoloni qua fuori e intorno a una ventina di mila euro di danni. Quindi l'unica cosa che chiediamo è semplicemente di fare la manutenzione che c'è bisogno di fare. Quindi qua il problema rimane sempre tale, rimane sempre lo stesso, succedono sempre la stessa cosa. Per l'ennesima volta l'ennesimo danno. Data di fortuna che abbiamo giocato in anticipo, ma per salvare quello che si è riusciti a salvare, che l'altra volta invece non si è riusciti, 3 anni fa non si è riusciti, nel 2021. Qual è il messaggio che lanciate? Se al comune di Fano interessa un'attività sul territorio, sul suo territorio, visto che noi non siamo di qui, non abitiamo nel comune di Fano, di prendere provvedimenti, altrimenti qui in 3 anni 2 volte, molto probabilmente in una terza non ci sarà. Ecco. Che danni avete avuto nel negozio? I danni per il momento non ce l'ho. Abbiamo limitato i danni perché eravamo preparati, vedendo quando il fosso qua non riceve più, tiriamo su le parate e facciamo il possibile. Ora stiamo pulendo i danni di ieri. L'alluvione è arrivata più di un ginocchio, l'acqua ci ha immerso e da stamattina presto che puliamo il fango rimasto dal disastro. Qual è il vostro stato d'animo? Sotto zero. Bisogna fare qualcosa. Non so più a chi rivolgermi e cosa poter fare, però c'è bisogno di essere uniti e darci una mano e sì che si risolve queste situazioni ogni volta che piove. Rimanendo nei paraggi, secondo altri invece, il problema sta nel sottopasso ferroviario dove l'acqua farebbe difficoltà a defluire verso il mare. Ponte della ferrovia, 2 metri da allargarlo. Se vogliamo stare tranquilli, 2 metri. E aprire tutto di là, verso il mare, dalla ferrovia al mare, aprire lì. Avete avuto dei danni voi qui? C'è tanto lavoro da fare perché c'è la melma, ha capito? L'acqua stava per entrare lì in casa, del 2021 è entrata. L'altro anno 3 volte abbiamo avuto l'alluvione, non si è visto mai nessuno. Infine anche il Rio Marsigliano a Torrette ha contribuito a creare difficoltà al passaggio delle auto sulla strada nazionale e ai camping vicini, come dimostrano questi video arrivati alla nostra redazione.